Oggi mi innamorerò. Vi spiego cosa facciamo. Siamo su Uwufu, che non so dove l'abbiamo trovato, ragazzi. Però oggi dovrai scegliere qual è la tua TikToker preferita. Esatto, così posso fare il titolo clickbait. Mi sono innamorato di una ragazza. Esattamente, no, mi sono innamorato. Allora, Giulia Salemi, Martina Dell'Anna. Partiamo dal presupposto che il 95% me le sono già chiavate. Partiamo da questo Partiamo da 95, questo 98. Partiamo da questo presupposto. Però comunque facciamo finta che non sia così. Vai. Io non ti dico nulla perché non ti voglio influenzare, ok? Ok, vai. Allora Giulia Salemi o Martina Dell'Anna? E Martina Dell'Anna, Giulia Salemi, non lo so, è carina, no, anche è lei. Carina anche lei. Ma Martina Dell'Anna, okay, comunque, cioè la vedo comunque. Comunque Martina Dell'Anna comunque è molto comunque anche lei è molto carina. Okay. Allora, Asia Busciantella. Dai, tanto su giochi scegli. Non mi piace come parla perché mi dà proprio fastidio come parla. Tu l'hai messo tutto a parlare? Sì, in un qualche TikTok, proprio mi sembra tipo Vabbè, tanto sapevo che scegli Gaia Gravaglia. Gaia Gravaglia, esatto. Vabbè, qui, allora Scegli bene. Fermo, Ludwig, lo so, lo sto per... Mi spiace, lo so, ma l'altra sera la situazione era un po' così. E me li pallini, ragazzi. Ti conviene. Perché è molto simile a te, eh? Esattamente, ti conviene. Ragazzi, però guardate mia sorella e lei, sono uguali. Mi spiace per Emily, Dio santo. Oh! Andiamo avanti. Allora, Alessia Lanza e Alice Munza. Allora, Alessia Lanza? Io scelgo Alessia Lanza, ma non perché penso sia così figa, ma perché mi piace comunque di più. Però anche Alice Munza è molto. Alice Munza anche molto carina. Secondo me entrambe sono uguali allo stesso livello. Esatto, anche Alice Munza è molto carina. Però io scelgo Alessia Lanza. Ora, Valentina Clerici e Rebecca Parziale. Allora, Rebecca è bella, ma soltanto in modo parziale. E chi è? Mi sta chiamando Samu. Mi sta chiamando Cap, ragazzi. Meglio Rebecca Parziale o Valentina Clerici? Che entrambi siano 99, comunque parziale. È vero, perché anche tu la conosci soltanto in modo parziale. Esatto, bravo. Vabbè, ha scelto anche Cap qui, quindi qui Rebecca parziale. Rebecca parziale. Andiamo avanti. Allora, Laura Corti, non so chi sia, è Suami Caputo. Madonna, Quindi chi scegli? Laura Corti, immagino. Suami Caputo mi sembra abbastanza ovvio. Suami Caputo. Cristina Bertevello, Lisa Lucchetta. Aspetta, dimmi una cosa, in questo gioco le regole. Guarda che sono uguali. Fai silenzio. In questo gioco le regole sono che tutti hanno la stessa età. No, com'è la persona? Ognuna loro. Allora Cristina Bertevello, non posso Lisa Lucchetta. No, anzi, lo so, scegli tu. Secondo me facciamo che tutte hanno la stessa età, sennò... Sì, perché tu volevi che scegliessi Lisa, Veramente troppo piccolo, cioè, è la tua stessa età. Stop, prima di controllare il video, ti ricordo di controllare se sei iscritto al canale, perché molti di voi non lo sono. Quindi, controlla e in caso iscriviti. Capisci? Che Cristina Bertevello. L'altro giorno ci ho visto con una 12enne, certo. Sofia Crisafulli e Iris di Domenico. Iris piace al papà. Iris piace al papà, è vero. Questa qui la fai tu. Però se io poi non sono d'accordo, Samu, non la fai più, Cioè, comunque scelgo io. Che cazzo vuol dire? Che comunque... Vabbè, allora, scegli, Iris... Sofia Crisafulli o Iris di Domenico? Iris di Domenico tutta la vita. Iris di Domenico, ok, è vero. Sofia Crisafulli effettivamente usa un po' troppo... Sai qual è il problema di questo video? Che la metà le ho già chiavate tutte. Iris di Domenico. Dai. Andiamo avanti. Allora, Anna Ciati o Alice Carola? Alice Carola l'ho già vista in discoteca, però non mai su TikTok. Io non l'ho mai vista. In discoteca io forse l'ho beccata, però ma mai su TikTok. Alice, no, non devo influenzarti. No, però Alice Carola, perché Anna Ciati non mi fa impazzire. Alice Carola. Allora, chi è questa qui? Chi è questa qui a destra? Yasmin Barbieri. No, la conosci? Allora. Sì che la conosci. Allora, sì, però guarda, guarda. Carina. Allora, Grelmos mi sembra una maranza con la TN nel borsello. Dai, così storto in quella, se mi metto anche così. Allora, però Yasmin Barbieri. Veramente. Allora, attenzione, Carlotta Cance, che non so chi sia, Alice Perego. Vabbè, qui mi sembra abbastanza ovvia la risposta. Alice Perego, Carlotta Cance, chi è questa qui? Vabbè, carina. Carina. Tutta crazy, papi, dai. Sicuramente carina. Vabbè, Alice Perego ci sta. Devo scegliere io, devi scegliere. Scegli tu, fai conto. Perfetto. Nicky Passerella e Greta De Santi. Allora, Greta De Santi la conosco io. Greta De Santi è una mia cara amica. Però anche Nicky Passerella è molto carina. Però anche Greta De Santi è molto carina. Cioè, tu scegli Greta De Santi? Sì, perché quelle rosse, che le rosse non mi fanno impazzire. Sai che tu, allora, Nicky Passerella è indubbiamente una bellissima ragazza. Ma quelle rosse non mi fanno impazzire di tanto. Dai. Greta De Santi. Andiamo avanti. Ora, Giulia Paglianiti o Samantha Fiso? Dio santo, Giulia Paglianiti in questa foto è orrenda. Sì, che foto hanno messo? Cioè, che foto hanno messo sua? Cioè, devo scegliere. Però anche la foto ma di Samantha Fiso. Ma non la foto, devi scegliere. Allora, in generale scelgo Giulia Paglianiti. Sì. Qui
Elisa Maino. L'altra non la vedo neanche. Elisa Maino. Allora, chi è l'altra? Laura De Fabrizio. Ma Elisa Maino. Luca! Ma non per insultare, però dai, io sono una persona onesta. Alice De Bortoli e Aurora Celli. Vabbè, dai. Alice De Bortoli. Alice De Bortoli. Qui c'è una bella sfida, c'è una bella sfida, Marta Lusito e Aurora Baruto. Ah, Marta Rosito non la vedo, che fine ha fatto? Sì, è tipo famosa, è cambiata un botto tantissimo. Marta Rosito, sì, effettivamente anch'io Marta Rosito. Dalla foto gli avrei detto l'altra, com'è che era? Alice. Vabbè, dai ragazzi. Allora, indubbiamente, sua amica appunto... Chi scegli tra i due? Cazzo, difficilissima. Allora, tenendo conto che me le sono chiamate entrambi e che quindi, so esattamente la risposta. No, parte. No, è difficilissimo. Sincero? Zua, mi sei molto bella, ma Emily Pallini è Emily Pallini, Anche tu hai scelto Greta De Santi e Gaia Garavaglia. Dai, Greta De Santi io metterei. Veramente? Allora, devi scegliere tu o devo scegliere? Sì, ma cioè, hai dei gusti che veramente... Fai silenzio e vai a vedere se l'autostrada è aperta. Muoviti. Allora, vai avanti. Iris di Domenico, Cristina Bertebello, Iris di Domenico. Ok, qui è stata abbastanza facile. Alice Perego, Martina Dell'Anna. Allora. Non lo so. Allora. Io metterei Alice Perego. No. Alice Perego? Mi casa un po' di più. Marta Rosito, dice Carola, vabbè. Marta Rosito. Ma 100.000 volte, ma quella io non l'ho neanche mai vista. Alessia Lanza, Alice De Bortoli. Alice De Bortoli 100.000 volte. Ma 100.000 volte, ma Alessia Lanza, te l'ho detto, sì, è bella, ma non mi fa così impazzire. Giulia Paglienti, Lisa Maino, vabbè, qui parte la Paglienti, la proprio la spostiamo un attimo fuori dallo schermo. Sì, vince la Maino. Ma non è detto, Ma fai silenzio, non è detto. Rebecca Barzagli, Yasmin Barbieri, anche perché Rebecca mi arresta, probabilmente. FBI, open up! Allora, Iris Domenico, Alice Perego. Sono ne ha azzeccata una. È Iris Domenico e Alice Perego, sai? Vai avanti. Allora, Iris Domenico e Alice Perego. Alice Perego. Carina. Ah, questo è difficile. Dai, tanto si gioca. Questo è molto difficile, però. Dai, tanto vince. Effettivamente Elisa Maino. Cioè, poi da ieri sera, dopo quello che mi hai detto, sì, quanto sono divertente. Greta De Santi, Emily Pallini, vabbè, Emily Pallini. Mi sto preoccupando. Emily Pallini. Marta Lusito e Yasmin Barbieri. Allora, questo è difficile, perché Marta Rosito, quando lo seguivo io, era veramente figa, però io ero piccolo, quindi magari adesso è diventata più brutta. Quindi non lo so. Yasmin Barbieri in realtà non l'ho neanche mai sentita parlare, forse l'ho vista su qualche TikTok. No, Yasmin Barbieri, poi, Yasmin Barbieri. Emily e Elisa Maino. Round, attenzione. Stai attento. Attenzione, Emily e Elisa Maino. Allora, questo è molto difficile, perché... Diciamo i pregi di una e dell'altra. Emily è veramente molto figa. Elisa Maino è veramente molto figa. Quindi diciamo che sono lì. Per i tuoi gusti io direi Elisa Maino. Per i miei direi entra. Stai facendo tu o sto facendo io il test? Mi ricordo più. Fai quello che vuoi, muoviti. Elisa Maino. Vabbè, Yasmin Barbieri, però poi Ho detto Elisa Maino. Ragazzi, mi spiace, però attenzione, vediamo i dati. Allora, primo posto Elisa Maino, secondo posto Yasmin Barbieri. Dati complessissimi, roba difficilissima. Dati veramente complessi. Vabbè, dai, ci sta. Ragazzi, però se questo video arriverà a non so quanti like, lasciate like, iscrivetevi anche, ma lasciate like. Lo farà questa bambina qui. Lo farà lei. Oh. Dai.